Ciao ragazze, quest'oggi ho fatto un look un pochino colorato per l'estate appunto. Ho utilizzato il verde acqua, il lilla e il bianco. Sulle labbra un gloss lilla chiaro. È semplice ma allo stesso tempo divertente. E spero che il look vi piaccia e buona visione. Ciao! Iniziamo stendendo una base verde acqua. Io utilizzerò questo ombretto cremoso di Dior. Voi potete utilizzare anche una semplice matita per occhi. E la stendiamo su tutta la palpebra mobile. Portiamo un velo di prodotto anche nell'angolo interno della palpebra inferiore e nell'angolo esterno. Se avete un prodotto come questo, ombretto in crema, perché esistono anche della Kiko per esempio, lasciate asciugare un attimo il prodotto, poi prendiamo un ombretto sempre dello stesso colore, quindi questo verde acqua, e lo preleviamo con il nostro pennello a lingua di gatto e lo tamponiamo così su tutta la palpebra mobile. Andiamo praticamente ad intensificare il nostro colore. Se possedete il col di Guerlain e non avete l'ombretto in cialda compatta, potete tranquillamente utilizzare quel col. Oppure se avete un pigmento, quindi insomma. Mi raccomando, non strofinate, ma tamponate delicatamente. Prendete un pennello a punta tonda come questo e un colore viola iridescente, per esempio se avete il Beautiful Iris di MAC, comunque colore tipo questo, molto iridescente. Più che un lilla, un viola chiaro, possibilmente. E lo andiamo ad applicare nella piega dell'occhio. Sull'arcata sopraccigliare applichiamo un colore bianco. Questo sarà un look molto estremo, perciò ho optato per un bianco perlato anziché il solito avorio. Portiamo come al solito un pochino del colore anche nell'angolo interno. Ora prendiamo un pennellino come questo, che potrebbe essere il numero 13 della linea Sephora Black, pulito, e lo passiamo per sfumare tutti i colori. Lo passiamo generalmente, io insisto qui nell'angolo interno perché non mi piace lo stacco netto, ma purtroppo con il caldo di Roma è praticamente inevitabile che il colore si appiccichi tutto. Quindi parto dal colore chiaro, poi passo al viola. Ecco qua. Riprendo il viola e lo passo di nuovo nella piega dell'occhio e porto un pochino di colore anche qui nell'angolo esterno. Quindi nella piaga perché si è perso un po' del colore.
quest'angolo qui. Ora ripasso delicatamente il pennello 13. Ecco qui. Passiamo alla matita. All'interno dell'occhio applichiamo un kajal bianco. Mentre invece contorniamo parzialmente l'occhio con un eyeliner nero. Io ho scelto questo, la Flashy Liners in Flashy Black, che non è proprio nero, è più un, ecco, grigio scuro. Torno subito. Dicevo, con il caldo si sciolgono tutte le mine. Comunque, prendiamo la nostra matita grigia o nera e delineiamo la palpebra superiore. Dovremo ottenere una linea abbastanza naturale, quindi non troppo spessa, la solita virgola, e portiamo un pochino del colore, appunto per dare profondità e ingrandire l'occhio, nell'angolo esterno della palpebra inferiore. In questo modo. Puliamo eventuali briciole di polvere, come dire, di ombretti. Ok. Sistemo le sopracciglia, applico il mascara e torno subito. Eccomi di nuovo qui. Adesso passo velocemente un pochino di cipria su tutto il viso per asciugare un po'. La situazione qui è drastica, non so da voi. Ora, siccome abbiamo fatto questi occhi molto colorati, avrei l'intenzione di lasciare le guance un pochino neutre, così come le labbra. Comunque sulle guance applicherei un pochino di questa Mineralize Skin Finish, che è di un colore un po' rosato, comunque sembra un po' tipo terra più che fard. Applico un velo per le labbra. Utilizzerò questo rossetto rosa chiaro, ma ne stendo proprio un velo, e applico per lo più un gloss di questo colore. Questo è un Tile Clerc, comunque un gloss lilla, che ovviamente sulle labbra non viene lilla. Questo è il risultato finale. Spero vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!